Buongiorno, oggi Zizio ci spiegherà una cosa. Io faccio solo una premessa: la taverna di Zizio e la bottega dei suoi nonni sono dei ricettacoli di cose strane, tipo Sega Mega Drive asiatici, Out of This World, eccetera, eccetera, che avete visto nelle nostre puntate. E l'ultima cosa ad uscire è questo foot pedal. Che cos'è questo foot pedal? Non lo so perché ci sono tutte le lingue del mondo a parte E l'italiano. vabbè, ci sarà l'inglese, dai. Non sono capace. Apparentemente è una sorta di joystick, joypad da usare coi piedi, che fa da punto intermedio tra un joypad originale e la console o il computer, e permette di mappare attraverso degli switch alcuni tasti. È fatto per essere usato, vedete così, con dei giochi di guida o con un volante. Ma noi abbiamo pensato, ma non sarebbe molto più divertente mappare due direzioni e un salto e giocarci a Sonic o a qualche gioco che ha pochi tasti? Quindi non renderlo integrativo al joystick, ma renderlo Proprio il il joystick. joystick, visto che è fatto per computer Atari, Commodore e Amstrad CPC, abbiamo ragione di pensare che abbia la presa uguale a quella del Mega Drive. Da qua l'idea di usarlo con Sonic, perché altrimenti, tuttavia, non l'abbiamo ancora aperto. Magari fa con un po' di. Ah, ecco, vedi? Puoi mappare su. Ok, è fatto per il joypad a un bottone, perché c'è su, destra, sinistra, giù e il bottone. Infatti si vede come fa, come mostra Come qui. i paddoni dell'Atari, giustamente, di tutti i computer 8 bit con un tasto solo. Fortunatamente con Sonic si può saltare con tutti i tasti, per cui qualsiasi sia quel pulsante lì andrà benissimo. Come possiamo mappare Sonic? Sembrerebbe, da come è fatto il pedale, più logico fare destra, sinistra, salto, però è molto controintuitivo avere il salto alla. Vabbè, ma nei computer no, effettivamente le frecce qui e È per questo che dobbiamo prima provarlo sui piedi. È vero, dai. Vediamo se scappa. Occhio, Abe, fai come se fossi una fatina. Vediamo se scappa. Beh, sembrano molto meccanici, sembrano belli. Beh, saranno micro switch. Pensiamo alla macchina. No, no, non pensa alla macchina, pensa a Sì, Sonic. infatti sto pensando a Sonic come se fosse una macchina. Ah, ok. Questo mi sembra molto logico. C'è un porco spino, porco spino che rolla e tu lo pensi alla macchina. Ed ecco qui Sonic coi piedi. Foot Sonic. Foot Sonic. Beh, già sta andando molto bene. Sto giocando con Cusacchi. Grande! Come gioca lui? Perfetto, è Così. possibilissimo giocare a Sonic solo col pedale. Mai visto una cosa del genere. Comunque tu hai un sacco di roba che. Tra l'altro nuova, cioè non mai Zizio usata. ha delle cose che non sa di avere. Secondo me, come oggetto in sé, cioè come periferica per chi aveva un vecchio computer, metti che qui avevi un volante o un pad così, mettevi per terra e potevi programmarti tutte le combinazioni che volevi. Cioè, per giocare con i piedi funziona. Anche il senso figurato. Però sicuramente c'erano dei giochi dove questo arnese consentiva una giocabilità molto migliore. Soprattutto se usato sui computer per cui era Esattamente, fatto. esattamente, probabilmente più per computer. Avremmo potuto collegarlo all'Amiga, perché non l'abbiamo fatto? Perché siamo stupidi. No, secondo me i giochi in cui una volta magari cambiavi le marce con avanti e avevi le due direzioni, allora mappavi avanti e indietro su questi e il pulsante, quindi marcia su, marcia giù, acceleratore, per dire. Mi sono chiesto, ma cosa succede se si uniscono cavo lungo e cavo corto? È Il cavo vero, lungo? perché avendo maschio e femmina,
fai altri piccoli si dettagli. Può anche fare così.